Le tante proteste e gli appelli lanciati al comune per mesi non sono serviti. In via Trave a Fanno resta il cambio di viabilità voluto dall'assessore Tonelli e dalla giunta Seri. Sono stati introdotti rotatori, restringimenti della carreggiata e una nuova segnaletica orizzontale e verticale. Da una settimana poi è spuntato anche questo cartello che impone di rallentare e il limite di velocità a 30 km orari. Limite che secondo diversi residenti non viene rispettato e in tratti come questo continuano i disagi e i pericoli per conducenti, ciclisti e pedoni che attraversano la strada. Giorgio, dopo gli ultimi provvedimenti qual è la situazione qua in via Trave? Non è cambiato nulla, indifferenza totale nei confronti nostri, io credo nei confronti dei cittadini, perché i problemi di via della Trave ce l'hanno in altre situazioni, in altri quartieri, in altre vie di Fano. Sono indifferenti, se ne fregano completamente, stanno seduti nei loro uffici, amministratori, comandanti dei vigili, tutti. Noi non contiamo assolutamente niente. Però è stato installato un cartello. Un cartello, sì, che non serve a niente, perché basta vedere, nessuno va a 30 all'ora, questo è chiaro. Hai messo un cartello, fai in modo che la gente lo possa rispettare. Non lo rispettano, controlla, quindi ci vogliono i vigili. In alternanza, quello che noi chiediamo da sempre, dall'inizio delle nostre dimostrazioni, è l'autovelox. Comunque chiedete anche più controlli? Più controlli, assolutamente, assolutamente. Io inviterei il sindaco, il comandante dei vigili, a venire alle 7 qua. Le macchine alle 7 vanno a 100 all'ora. Dalle 9 e mezzo di sera in poi vanno a 100 all'ora. E questo è giusto? No. Allora? Ecco, nei giorni scorsi lei aveva attaccato anche dei bigliettini su questo cartello, che fine hanno fatto? Sì, erano dei bigliettini a mo' di battute, dicendo che possono andare anche 100 all'ora, tanto nessuno controlla. Me li hanno tolti ieri, purtroppo, mi dispiace molto, non si vedevano molto, però non si vedono questi cartelli, a maggior ragione non si vedevano. E questa è la situazione, a me dispiace, perché da fanese mi dispiace molto, che l'immobilismo e... Perché vedi, sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico.